tutto brillerà di più. Questi li mettiamo dove? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andate lì. Oh, ciao. Ciao. Sì, vengo subito da te. Hai mi sentito canticchiare? Sì, ormai lo faccio sempre. Sì, certo, ora mi libero. Stavo sistemando gli scaffali, sono arrivati i nuovi DVD, o meglio abbiamo fatto rifornimento perché i DVD Disney vanno via subito, sia i classici che quelli Pixar. Sì, un attimo soltanto. Ah, cosa cantavo? Mary Poppins. Sì. Un attimo solo, eh. Ascolto, eh. 1, 2, 3. Sì, saranno una bella eredità per i tuoi figli. Io stessa ce li ho. Ne ho tanti a casa. Ho tutta la collezione. Anche se non sono riuscita a vederli tutti, perché comunque ci sono DVD che non ho ancora aperto. Altri che non ho visto neanche in TV. Ci sono DVD di cui non ho storie, di cui ancora non ho avuto modo di vedere a causa del lavoro, però il mondo Disney, il mondo Disney, quindi si va tutto sul sicuro, ecco. Ok. Sì, mi segno un attimo le cose che mancano, così poi posso darti retta, ok? Tu intanto dai un'occhiata. Disney Pixar, perché non so se tu sai, Disney ha acquistato anche la Pixar, la Marvel, questa è collezione Pixar, quindi vuoi partire dai classici? Perfetto, è la cosa che avrei fatto io, partire dai classici Disney. Sì. Ce l'ho anche indosso, un classico Disney, eccolo qui. Stile un po' più moderno, poiché tatuata, ma è sempre lei, Ariel, la nostra sirenetta. Sì, anche io ti avrei suggerito di partire dai classici Disney, perché il classico è storia, è tutto. Non che gli altri non lo siano, però. Le favole, quelle più tradizionali, sono contenute all'interno dei classici Disney. Ok, allora vuoi andare a ruota libera?
scegliere a casaccio, faccio io per te. Sei amante di tutto, quindi ok, bravo, non fare distinzioni tra questo cartone per le femmine e questo per i maschi. No, Disney, un cartone Disney fa bene a tutti. Sì, ok. Allora, se vuoi partire da un classicone, io ti posso consigliare questo, La Bella e la Bestia, ed è il numero 30 dei classici Disney. Ecco qui. Ok. Chiaramente questo lo conosci già. Questo è un cartone animato che è una favola Disney che insegna ad amare oltre le apparenze, oltre l'aspetto che una persona può avere. Ti ricordi? Sì, lo fanno ogni anno sulla Rai. Rai 1 lo danno ogni anno nelle feste di Natale. Sì. È proprio un cartone animato, secondo me è una favola, vabbè, ci sta bene tutto l'anno, però la vedo molto 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 natalizia. Sì. Insegna questa favola ad andare oltre l'apparenza, come avrai già visto quando eri più piccolo. Perché comunque in realtà alla fine la bestia non è bestia, vero? Ecco. Eh sì. Allora, i DVD che andrai ad acquistare nel tempo saranno tutti caratterizzati da una doppia custodia, l'involucro principale che è questo qui, esterno proprio, fatto di cartone, che è proprio per estetica e che ha anche questa, fa anche questo gioco di colori, non so se vedi, ecco, se comunque i DVD sono tenuti esposti su una mensola danno un certo effetto, perché hanno questo effetto cangiante, quindi anche agli occhi fa un bel effetto. E poi la custodia, quella classica principale, che è questa qui in plastica, vedi? Al suo interno troverai sempre lo stesso, la stessa immagine che è riprodotta sul DVD, sullo scatolo del DVD, e basta premere qui per tirare fuori il DVD, tutto ovviamente in maniera delicata, perché sì, sono dei Blu-ray. Bene, e hanno un costo, allora questi hanno un costo di 14,90 euro, però solo per questo mese, cioè dal 1 al 31 luglio, il costo è, il prezzo in offerta ed è di 9,90 euro. Per DVD. I Disney Pixar invece hanno un costo di 14,90 euro. Questo lo vuoi prendere? Bene, mi fa piacere. Andiamo su un altro? Quanti ne vuoi prendere? Approfitti dell'offerta. Ancora non sai. Vabbè, io ti faccio vedere, poi sarai tu a decidere, ok? Allora, che cos'altro ti posso dare?
abbiamo qui. Cosa ti posso dare per primo? Allora, cioè tra i primi, posso darti, mi andrebbe di darti il classicone dei classiconi. Sto parlando del Re Leone. Questo era il tuo cartone animato preferito. Ma guarda un po'. Guarda, io non ho un preferito, ma ho i preferiti. Quindi dovessi metterne qualcuno al primo posto, probabilmente come preferito in assoluto non saprei cosa mettere, perché sono molto 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 belli questi film. Ed è difficile che ti innamori di uno soltanto. Dire che i miei preferiti in assoluto sono la principessa Ranocchio, Nemo, che la vedi qui, Ratatouille, fa parte della Disney Pixar, Biancaneve, La Bella e la Bestia, La Sirenetta. Sì, ce ne sono tanti, ma proprio tanti. Per questo non parlo mai di preferito assoluto, ma di preferiti assoluti. Anche questa copertina, guarda quanto è bella. C'ha questo effetto bellissimo nel colore. Ecco qui. Anche questo, custodia esterna in cartone e custodia interna in plastica, che riproduce la stessa immagine esterna del DVD. Lo compri questo? Perfetto. Andiamo sempre sui classici o per caso vuoi mischiare, vuoi comprare qualcosa di Disney Pixar? Sei tentato? Sei tentato? E se sei tentato, allora ti faccio vedere qualcosa della Disney Pixar. Ti posso dare questo DVD, Wall-E, anche questo è tra i miei preferiti, ho dimenticato di dirtelo. Questo è un in assoluto tra i film più commoventi che la Disney ha realizzato. E non voglio spoilerare se non l'hai visto, anche se è un film questo qui del, non ricordo di che anno sia, però è un po' datato. Però questo è un film molto 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 particolare. Ti leggo leggermente la trama, Lasciate trasportare in una galassia non molto lontana con Wall-E, il nono film d'animazione Pixar, l'avventura cosmica di un instancabile e simpatico robot. Dopo centinaia di anni vissuti in solitudine, facendo quello per cui era stato creato, il curioso e amabile Wall-E scopre una nuova ragione di vita quando incontra un robot femmina. E qui viene il bello, di nome Eve, o Ivy,
delle linee armoniose. Te la faccio vedere questa qui. Eccola qui. Troppo bello e commovente. Io ho già la pelle d'oca. Vabbè. Unisciti a loro e al divertente cast di personaggi in una giornata intorno all'universo. Lasciati trasportare in un nuovo affascinante mondo da questa avventura Disney Pixar. Un film che la tua famiglia non si stancherà mai di vedere. Questo ha anche dei contenuti speciali, questo DVD. Ci sono all'interno anche le scene del film che sono state eliminate. Magari non sarai interessato ai contenuti, però qualora lo volessi sapere, ci sono i contenuti. Lo prendi? Bene. Mi fa piacere. Ti fermi a tre? Ma tanto tranquillo, perché comunque c'è tempo, eh? Sì, c'è tempo per comprarli tutti. Sì. Ah, io ci ho impiegato poco tempo in realtà a farmi la collezione, perché ero bramosa di prenderli subito. Andavo in cartolibreria a prendermi l'uscita settimanale del giovedì di un DVD Disney. Ma sono esattamente come questi. E se per caso non riuscivo a prenderne uno, me lo facevo comunque mettere da parte, perché poi la settimana successiva avrei preso il precedente e il nuovo. Quindi anche se siamo grandi, siamo un po' tutti bambini in fondo. Ok, ti aspetto il mese prossimo, va bene? Sì, intanto segno che hai preso due che erano gli ultimi e devo ordinarle altri. Arrivano in fretta e vanno via in fretta. Sì. Prego, questi sono tuoi. Sì, mi ha fatto piacere anche a me. D'accordo. Al prossimo acquisto Disney, allora.